Quest'anno le oia mi stanno regalando davvero delle bellissime fioriture. Io ho diverse specie, una più bella dell'altra, e i fiori sono fantastici, sono detti fiori di cera. Io tengo le oia in vasi autoirriganti, in questo modo so quando l'acqua è terminata e il substrato che sto utilizzando al momento è il PON. In estate tengo le oie all'esterno, ovviamente sotto un portico, quindi riparate dalle precipitazioni e dal sole diretto nelle ore centrali del giorno, mentre in inverno le riporto dentro casa, davanti a una bella finestra, in modo che possano ricevere tantissima luce. Guardate che bella l'oia variegata con le foglie a forma di cuore. Una volta terminata la fioritura, non tagliate i peduncoli perché dagli stessi possono ripartire nuove fioriture.